Ti sembra un titolo ovvio? Niente è ovvio in questo mondo. Il 99% degli uomini non sa conoscere in maniera corretta una ragazza. Anche perché tutti, altrimenti sarebbero bravi, e i nostri corsi vuoti. Invece la realtà è un'altra. 8 uomini su 10 non sanno scrivere 10 messaggi corretti di fila ad una ragazza in chat. E 9 su 10, ed è una percentuale bassa, non riesce ad intavolare un discorso o a conoscere a freddo una ragazza, per esempio, per strada o in un centro commerciale o seduta ad un bar con le amiche. Abbiamo moltissimi commenti di persone, di uomini, che scrivono: dove finiremo anche i corsi per conoscere? Alla fine è una cosa naturale. Non è una cosa naturale, specie all'inizio. È come dire, vendi aspirapolveri porta a porta, faccio un esempio estremo. Ma dai, è naturale, ne vendi, ne hai 100, ne vendi 100, perché se alle persone serve lo comprano. No. Entrano in gioco tante altre variabili. Diffidenza per un qualcosa di inusuale, un look, come ti proponi, il linguaggio del corpo, l'energia nella proposta. Nei rapporti umani è la stessa cosa. Tu stai vendendo, se così vogliamo, e proponendo la tua presenza nella vita della ragazza. Come puoi pensare di fare cose a caso? Perché una ragazza in particolare sui social magari ti piace così tanto? Perché si propone in maniera consona. Se fosse tutto naturale, una si potrebbe mettere struccata mentre è sul cesso. Tanto una roba vale l'altra, no? La verità, e lo sai meglio di me, che se tu non ti sai palesare, non vai da nessuna parte. O hai abilità innate, o inventi scuse come fanno tutti gli altri, aspetti di arrivare ai 40-50 anni senza fare niente. Oppure ti aggiorni, fai dei corsi, impari e aggiorni il tuo sistema. Come conoscere correttamente? Ecco alcuni passaggi. Equilibrio tra ciò che ricevi, quindi l'investimento che ricevi, e ciò che le dai. Per conoscere correttamente una ragazza è necessario dosare il livello di investimento che le dai, che sia in chat o dal vivo. Se la ragazza dal vivo dà risposte brevi e non ha neanche il linguaggio del corpo rivolto verso di te, magari ti guarda solo così. Non è saggio inondarla di roba e quindi rivolgerle anche tutto il linguaggio del corpo? Questo è un esempio di eccessivo investimento e la ragazza lo avverte. In chat, se lei non si espone, non scrive molto, non ti fa complimenti, non sembra interessata, devi imparare a creare reazioni ed agire di conseguenza. Rispetta te stesso. Devi imparare a tutelarti. Due, emanare valore come persona, come uomo e come possibile, come potenziale partner. Alla massa di uomini, i 9 su 10, queste cose non piacciono. Non piace la parola valore affiancata ai rapporti umani. Ma noi dobbiamo dire la verità. Una ragazza si dà costante valore durante una conoscenza. Solo che tu non lo vedi perché lei è brava a farlo agire sotto traccia. Cosa vuol dire emanare valore? Ecco alcune caratteristiche che poi sono quelle su cui lavoriamo ai corsi dal vivo, nelle coaching e nel videocorso dall'ombrico a Baby Play Lover. Uno, stare bene con se stessi, no? Emani valore. Farle percepire che come lei piace a tanti altri, perché lei te lo dice indirettamente, anche tu piaci e hai occasioni. Devi capire il modo giusto per proporlo. Rispettare se stessi ed emanare questa caratteristica sotto forma di leadership e polso in situazioni dove lei vuole metterti sotto. Ti propongo un esempio estremo però lampante sul discorso valore. Eravamo tempo fa a registrare un cortometraggio. C'ero io e un paio di attori, un altro ragazzo e altre due ragazze. Eravamo molto in confidenza e abbiamo iniziato a parlare dell'argomento sesso. Quest'altro ragazzo se ne esce e fa: cazzo, io sarà un anno e mezzo che non c'ho un appuntamento e che non fotto. Tralasciando la volgarità e tralasciando il come l'ha detto come se fosse una cosa figa. Ma quanto valore può emanare una persona che ad una ragazza, quindi una potenziale partner, conoscenza, dice letteralmente: io non piaccio a nessuno da più di un anno e mezzo. Io mi sono vergognato per lui. E le ragazze sorridevano, ma lo guardavano come per dire: come è messo questo qua? Zero intelligenza sociale. E poi chiaramente non ti fa onore. Altro modo per conoscere correttamente: imparare a non vedere una donna come un oggetto sessuale. Ne ho parlato nel nostro videocorso. Un uomo medio, quando si rapporta ad una ragazza, è settato su tre frequenze: sesso, sesso, sesso. È chiaro che se ti poni con quell'obiettivo, uno, la ragazza lo capisce, ti tratterà esattamente come tutti gli altri. Due, ti relazionerai a lei solo ed esclusivamente con la sua parte estetica, creandoti quindi ansia e pressioni, dato che lei a te piace molto, giusto? Conosci correttamente quando all'inizio dimostri di fregartene del lato sesso, preferendo un appagamento mentale, segnalo, e quasi snobbando l'argomento sesso.
all'inizio. Ragionare come una donna, questo è sicuramente un altro modo per conoscere correttamente una ragazza. Questo non vuol dire che devi metterti parrucca e smalto, vuol dire che devi saper parlare a tratti in maniera sensibile e con parole, frasi che userebbe lei. Questo ti connette alla sua parte profonda. Quando sopra ho scritto la frase appagamento mentale, che ti consiglio di inserire nei tuoi discorsi, io sto parlando in qualche modo come una donna. Sono frasi che potrebbe tranquillamente dire lei, che capisce e quindi andrà a trattarti come diverso, perché hai una comunicazione diversa. Altro modo, falle fare qualcosa. Per conoscere correttamente, per farti conoscere correttamente, devi per forza di cose passare anche da questo punto. Una ragazza si prende, si innamora per chi le fa fare qualcosa. Una persona che la fa sbattere, se così vogliamo. E non uno che la fa rimanere sul divano. Una ragazza si innamora e conosce un uomo che non si fa condizionare dalla sua sola parte estetica, ma le fa produrre azioni, se così vogliamo, no? Questo intendo quando dico la fa sbattere, un pochettino. Dal semplice buongiorno che tu vuoi da lei, ad un audio WhatsApp perché vuoi sentire la sua voce, quindi le fai fare qualcosa, a cose un po' più, tra l'altro, invasive, per esempio, a cui magari non è abituata, quindi a farti chiedere da lei il numero di telefono. Una donna, anche se ti diranno il contrario, tenderà sempre a prevalere un pochettino. Va bene così, è settata così, sulla leadership. Ha a che fare con centinaia di molluschi ogni giorno. Non può lasciare il pallino del gioco ad un mollusco, giusto? Ma con te dovrà abituarsi a fare qualcosa. Ti pongo un esempio lampante, situazione, mi sono iscritto su Tinder in queste settimane, come sapete, per alcuni test, se così vogliamo chiamarli. Conosco questa ragazza che a un certo punto chiede Instagram e mi dice: scrivi tu. E io: no, scrivi tu. E le scrivo il mio Instagram. E lei: no, caro, scrivi tu. Allora lì un uomo medio avrebbe detto, fatto: ok, vabbè, ti scrivo, andiamo di là. È una questione di principio. Io ho fatto già qualcosa, quindi scrivere per primo su Tinder. E gliel'ho menzionato, gli ho detto: ascoltami, io t'ho scritto, la mia parte l'ho fatta su Tinder, ora tocca a te scrivermi su Instagram. Io sono per il 50 e 50, altrimenti sai che c'è, amici come prima. Lei mi ha risposto con: hai ragione, ti scrivo su Instagram.